Buongiorno a tutti. La terra, la nostra terra è piena di meraviglie, la natura soprattutto ci offre, ci riserva delle emozioni e delle sensazioni che tutti noi teniamo nel nostro cuore e dei paesaggi incredibili, soprattutto in questo momento di forzato isolamento in cui insomma, dobbiamo rimanere a casa, ci portiamo nel cuore magari quelle sensazioni che abbiamo provato mentre guardavamo un paesaggio, mentre camminavamo in un bosco. Mentre scalavamo, percorrevamo delle cime delle nostre Dolomiti. E appunto, tanto più in questo momento di isolamento forzato, come dicevo, è necessario tenere alti i cuori e avere sempre, diciamo, queste immagini che ci possano, dare, un senso di profondo benessere ed innalzare un po' quella che è la nostra energia positiva. Io ho avuto la fortuna di nascere e crescere in un paesino tra le Dolomiti più belle e ho appunto avuto la possibilità di avere un contatto con la natura molto personale e anche prezioso. Speciale, diciamo, no? E quindi la natura ha sempre fatto parte un po' della mia vita. Una natura che per alcuni magari può essere solamente bella da vedere, ma che per me è diventata un po' parte della mia professione, in quanto io mi occupo di naturopatia e di conseguenza di benessere psicofisico con rimedi naturali. Un giorno, camminando con Dario per Belluno, siamo entrati nella sede del Parco Naturale delle Dolomiti e mentre guardavamo, insomma, ci guardavamo un po' in giro, sono stata rapita da questo libro. Ve lo faccio vedere. Ecco qua. È il Codex Bellunensis, un libro bellissimo costituito di due tomi. Abbastanza pesanti, belli, però molto ricercato, elaborato, che racconta, è un antico erbario bellunese del XV secolo, pensate voi quanti anni ha, e che è conservato ad oggi a Londra alla British Library. Quindi questo erbario è un erbario figurato, vuol dire che contiene ben 266 raffigurazioni di piante, ve le faccio vedere un pochino così, vedete, perfettamente descritte, ecco, con la pianta e il testo appunto a fronte. Queste piante del territorio dolomitico, del territorio anche bellunese, rappresenta una delle più antiche testimonianze di classificazione delle piante delle Dolomiti appunto bellunesi. Infatti, dal Medioevo fino alle soglie dell'età moderna, quando gli unici medicamenti possibili conosciuti dall'uomo erano quelli derivati dalle piante offerti dalla natura, questo territorio ha rappresentato appunto un'area privilegiata per la raccolta, la classificazione, la raccolta e poi la preparazione di quelli che erano dei rimedi erboristici, no? E raccolta di piante spontanee. Quindi le piante raffigurate sembra siano state disegnate da due mani diverse, si presuppone appunto dalle raffigurazioni che non ci sia stata un'unica mano che ha disegnato queste piante. E così andiamo a scoprire che quelle piante che noi vediamo nei prati quando camminiamo, a cui magari non abbiamo mai fatto caso, in realtà sono sempre servite e alcune le usiamo tutt'oggi per aiutare l'uomo nella sua guarigione, insomma.
Quindi ci sono annotazioni, ci sono i rimedi, come si usavano e mi è piaciuto molto vedere come alcune di queste piante le usiamo in realtà tutt'oggi, no? Nella naturopatia, nella medicina appunto naturale, nell'erboristeria anche soprattutto. E ho fatto delle belle scoperte, e ad esempio un classico fiore di montagna che è l'arnica montana, che molti di voi sicuramente conosceranno. Questo, io sono innamorata dell'arnica, questa pianta che sembra un tappeto, no? Che ricopre come un tappeto quelle che sono le nostre montagne. È da sempre stata utilizzata come rimedio per le contusioni, no? E al giorno d'oggi noi la conosciamo, ad esempio, sotto forma di pomata, per andare a lavorare, ad applicare in loco, quando ci facciamo male, sui traumi, o nel trattamento anche presa per granuli o in tintura madre. Nel trattamento ad esempio di infiammazioni, di ematomi e di traumi. Pensate che quando ero bambina, come vi dicevo, sono nata praticamente in mezzo ai boschi, no? Proprio in una casetta in mezzo al bosco. E mi ricordo che mio nonno, siccome ho sofferto di una malattia importante ai reni, andava a prendermi la resina degli abeti. E la scaldava, la metteva in una pezzuola di lino e poi ricoperta con un po' di lana e me la metteva appunto sui reni per accelerare quello che era il processo di guarigione. Ma mi viene anche in mente che, ad esempio, quando avevo tanto catarro, una cosa che si faceva spesso era delle pappette di semi di lino e ricotta applicate sul petto. Quindi la natura, diciamo, è molto generosa. A volte ci dimentichiamo di ascoltarla e di saperla utilizzare, però ci dona molte cose. Vi faccio vedere vi faccio vedere l'arnica, come è rappresentata appunto nel Codex Bellunensis, ed è questa, guardate che bella. Ecco, con tutta la raffigurazione e le scritte che poi sono in parte sono anche tradotte. L'altra pianta di cui vi volevo parlare è la genziana lutea, anche questa pianta riconosciuta anche tutt'oggi dalla farmacopea. La genziana si racconta che serviva moltissimo e serve tutt'oggi appunto per quelle che sono ad esempio le sindromi da inappetenza o quando uno vuole riabilitarsi dopo una convalescenza. Ma allora nell'erbario si racconta che il succo di genziana mischiata al miele serviva a guarire ogni tipo di febbre. E lo stesso succo mescolato con il vino rosso serviva per curare i morsi di un cane rabbioso. Tutt'oggi la genziana è molto usata appunto per trattare tutti quelli che sono i processi digestivi e come vi ho detto prima ha anche delle proprietà toniche e ricostituenti. Ma ho anche scoperto che si lavorava sull'accrescimento di quello che era il desiderio sessuale anche allora, cioè c'erano delle piante che incrementavano quella che era il desiderio appunto. Tutto quello che riguardava le azioni afrodisiache. E qui ho scoperto appunto nell'erbario che c'è una pianta che si chiama Satureon, che ve la faccio vedere, che è molto particolare com'è nella raccolta. In basso ha questi due semi che venivano chiamati testicoli di cane. E proprio per quella che era la teoria delle signature, che ad esempio Edward Bach con i suoi fiori di Bach ha utilizzato moltissimo, cioè voleva dire che la pianta, anche da come si presentava, da come era conformata, serviva per aveva una certa caratteristica, cioè serviva per certi scopi.
Questa pianta così caratteristica, come la vedete fatta così, chiamata anche testicolo di cane, serviva per aumentare quella che era la libido, quindi utile per tutto quello che riguardava appunto l'accrescimento del desiderio sessuale. Quindi la natura ci ha dato, queste sono solamente tre piante che abbiamo preso così d'esempio. La natura ci ha dato un mondo e tanto più in questo momento, secondo me, dobbiamo tenerci nel cuore quelle che sono quelle immagini che abbiamo visto camminando sui prati e sui boschi, sulle montagne nostre. E quindi, insomma, spero che questi piccoli suggerimenti che vi ho dato vi siano piaciuti. E niente, in alto i cuori e un abbraccio a tutti.